qualcuno lo sa riparare, no? Una bombetta, ma andiamo nel vivo. Che cos'è la mafia? Dobbiamo fare una domanda molto importante ai fini dell'antimonumento. Sulla vacca Cinisara. Ha le macchie oppure no? Mi trovo nella piazza principale di Cinisi. Cominciamo l'intervista alla vacca Cinisara. Il piatto tipico di queste feste sono le erbe secche e le spine fresche, ma la nostra vera passione è leccare le pietre. Purtroppo da quando c'è l'aeroporto, ci sono stati tolti molti terreni in cui praticare questa nostra gioia. Inizio al problema contesto sociale di Cinisi. Praticamente dal cartellone cominciarono a togliere delle lettere e togliendo le lettere praticamente andò a finire che nel cartellone c'era scritto ai caduti nella lotta all'AFA. Forse l'aspetto per cui il monumento continua ad essere importante è che può funzionare davvero come elemento di coesione per un gruppo di persone, che può pure non essere la comunità nazionale, come no, della retorica classica, magari un gruppo più piccolo, una comunità che magari in quell'evento traumatico della propria storia si racconta, si riconosce. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate. Si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo. Si lascia spegnere un'intera popolazione. La popolazione delle valli del Belice, dello Jato e dei Carboi, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Allora, questo per dire che la difficoltà erediga, la eredità difficile è un momento storico in cui, da qualunque parte si stia politicamente, crea un gap, fa uno stop, ci impedisce di sviluppare qualcosa. E tutti insieme, finché non riaffrontiamo quel momento, non riusciamo a spezzare quella cosa che ci ha bloccato, quell'elemento che ha bloccato la nostra società. Mazza e panello fanno i figli belli, panello senza mazza fanno i figli pazzi. Pancia china, cuore di porco. L'unica premessa che vi faccio è che mio padre era una persona comune. Mio padre era una persona, un padre di famiglia, un professionista, impegnato politicamente, ma non era una persona che combatteva la mafia. Non era un mafioso, ma non era una persona che combatteva la mafia, eppure muore di mafia. Io sarò qui ad aspettare che voi soldati ritroviate le mie battaglie perse. Generale, ne ho trovato una. Dica! Qual è? Qui giace la battaglia per la targa al monumento alle vittime della mafia. I caduti di questa battaglia sono alcune lettere della targa. È venuta a mancare una dopo l'altra, fino a sparire. A sparire in misteriose circostanze, diventando così un monumento alle vittime dell'AFA. Tutto quello che avete trovato, le persone che avverranno al museo, sono tutti documenti, oggetti, anche i mobili. Li ho conservati per tanti anni perché sapevo che prima o poi qualcosa sarebbe nato in quei luoghi. Ed è proprio questa capacità di futuro, questa capacità
culturale che per me sta al centro di questa possibilità di reimmaginare. Le pratiche artistiche contemporanee hanno un fortissimo potenziale e una fortissima capacità di supporto proprio a questa reimmaginazione di tantissimi fenomeni, innanzitutto di quello sociale. Immaginate il serpente, il camaleonte, e poi prima di andare per quella stradina c'è stato una serie di alberi che sembrano le spine di un serpente, fatto anche le foto, le spine di un serpente, proprio così, attorcigliato. E ho pensato, ho immaginato insomma che la montagna e il serpente fosse Cinisi, lo spirito dei cittadini di Cinisi. Per avvicinare alla montagna, che comunque secondo me è una presenza un po' inquietante e deserta, e diciamo che questa scuola, non so, e anche forse in riferimento agli adolescenti che ho incontrato, mi hanno dato un'idea di un luogo chiuso più che un luogo aperto e in movimento. Comunque ragazzi, a me questa qui me la sto già immaginando come domanda di apertura, diciamo. Riesci a perderti il luogo che conosci? Vai e provaci. Mamma mia, proprio sveglia, sì. Vada bambi. L'importante è che le persone si incuriosiscano, l'importante è che le persone facciano domande. E se questo bene confiscato è noi, possiamo essere uno strumento per fare questo, che ben venga. Questo è lo scopo di questo ecovillaggio. Mi piace porre la questione se questo possa essere definito o no un antimonumento, un contromonumento. Nonostante manchi ovviamente l'intenzionalità artistica, perché non è un progetto di un artista, è per me molto bello vedere come sia un luogo fortemente scelto dalla comunità che l'ha creato e che lo continua in qualche modo a curare e a frequentare. Ho detto un'altra cosa bellissima. Sì? Fare un monumento contro Cavour e Garibaldi. Contro? Perché hanno rovinato l'Italia e l'hanno unificata. No, bravi! Che lo facciamo sì, questo! Sì. E ha detto una cosa che mi sono ritrovato molto, perché io ho cominciato, prima no, io ho detto chi ero, io ho detto un po' alla fine. E ho detto, no, io non so della zona, però comunque sono di Agrigento, comunque siciliano, so che so le stesse modalità, perché la signora si lamentava del fatto che il comune non si occupasse di quella piazza. È un aspetto di casa memoria che mi piace molto, perché la gente entra qui dentro e si perde tra le immagini. Immagini che possono essere un dipinto, un volto fatto da un artista locale, immagini che raccontano la nostra storia come tutte le foto che ci sono, che troverete anche su. Qualcuno sa una poesia di Giovanni Nelli? Forse qualcuno lo sa. Ah, questa qua, magari dell'acqua, si già sono in memoria. Però non possiamo contare su questo. No? Domandiamo se qualcuno c'è. Ciao. Abuzza. Abuzzanica. Ma che puzza? Dimmi, abuzzanica. Unni vai, così mattino. Cioè, è sempre il gruppo che funziona e produce con quella idea, si cresce insieme, si lavora insieme, quindi quando io aiuto gli altri, porgo agli altri, faccio anche i miei interessi. Che è un interesse verso il sociale, un'apertura verso l'elemento sociale, appunto come dicevamo verso la comunità che vive e abita in un determinato territorio. Hanno operato in questa parte della Sicilia, in una grande parte, diciamo da Corleone a Menfi, tutto sommato, compreso Martinico, Alcamo, e insieme alla popolazione ogni volta cercavano di capire qual era effettivamente il maggior problema e quali erano le migliori soluzioni per poterlo affrontare, insieme a persone del luogo principalmente, giovani o meno giovani, persone da fuori, tecnici, professionisti, perché la soluzione non è solo una. Thank you.
Un'altra cosa che si potrebbe dire rispetto sia al processo, rispetto all'evoluzione dell'opera, è anche che potrebbero emergere diverse idee, no? Lavorare in gruppo è una cosa interessante, una cosa importante, perché dalle differenze, dagli interstizi, no? Possiamo trarre delle cose alle quali non avevamo pensato, però non è detto che dobbiamo alla fine realizzare un'opera soltanto, si possono realizzare diversi interventi con tecniche diverse in maniera differente. Si chiamano spazi interstiziali. La irregolarità consente in natura il vetro / l'acciaio, che sono dei materiali alla base ormai della nostra vita. L'irregolarità di quegli atomi nelle fratture, nelle connessioni, consente vetro e acciaio. Del resto, ragazzi, le cose più interessanti accadono nei link, nei collegamenti, non accadono né nel punto di partenza né nel punto della fine. Io l'ho capito con la Vespa, che le cose più interessanti mi accadevano in Vespa, nel movimento, nelle strade secondarie e non in autostrada. Tu non esisti, tu non ci sei. Tu sei nudo, mascato con niente. Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto. Qui dentro c'è tutto. Non bisogna aggiungere altro. Si aspetta che l'altro comunque non ci sia.